Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al terzo video della rubrica 30 mesi di libri e la domanda è: qual è il tuo personaggio preferito? Io devo dire che rispetto alle prime due domande sulle quali ho avuto abbastanza dubbi e non riuscivo effettivamente a scegliere il libro preferito, la citazione preferita, perché ce n'erano tanti e quindi scegliere era veramente difficile, questa volta non ho avuto assolutamente il minimo dubbio. Perché il mio personaggio preferito è Lisbeth Salander della trilogia Millennium. Se non l'avete letta, vi mostro un attimo i libri. Uomini che odiano le donne è il primo, La ragazza che giocava con il fuoco è il secondo libro, e poi c'è La regina dei castelli di carta che è l'ultimo libro. In tutti e tre questi libri Lisbeth è un personaggio abbastanza centrale. Nel primo forse rimane un pochino più a margine, poi nel secondo e nel terzo libro il suo personaggio si sviluppa molto di più e vengono fuori molte più diciamo, caratteristiche sia del personaggio che della sua storia. Quindi diciamo che per capire bene il personaggio bisognerebbe leggere la trilogia completa. Prima di raccontarvi perché Lisbeth è il mio personaggio preferito, vi racconto un pochino qual è la personalità di questo personaggio. Lisbeth è una ragazza di 24 anni, è una geniale hacker, esperta di pirateria informatica ed è in grado di raccogliere informazioni da archivi pubblici, privati, giudiziari, bancari, di ogni genere. Possiede una spiccata memoria fotografica e questo le permette di memorizzare in pochissimo tempo enormi quantità di dati e di informazioni. È molto interessata a matematica, algebra, fisica e logica, ma è un personaggio estremamente asociale. Lisbeth ha un carattere veramente molto complesso, è ricca di sfumature, è un personaggio che vive ai margini della società, nel senso che è veramente molto molto asociale, quindi ha pochissime amicizie molto particolari, è amica di una ragazza con la quale ha anche un po' una relazione, diciamo, omosessuale, pur non essendo lei completamente omosessuale. Ha alcuni amici nell'ambito appunto dell'hackeraggio informatico, ma con nessuno di questi comunque riesce ad aprirsi, a confidarsi. Lisbeth non si fida di nessuno, è un personaggio che ha subito molte, molte violenze, sia a livello fisico sia a livello psicologico. Sono state fatte su di lei delle perizie psichiatriche, tanto che alla fine è stata affidata a un tutore. Con questo tutore succederanno delle cose un po' particolari che non vi svelo, perché altrimenti se non avete letto il libro vi tolgo il piacere di leggere questi libri. Ma la cosa che a me piace di questo personaggio, e qui veniamo al perché è il mio personaggio preferito, è che nonostante tutto questo, nonostante la complessità del suo passato, la complessità della sua vita, tutte le cose che le succedono brutte, tutte le dure prove che lei deve affrontare, è un personaggio che riesce sempre comunque a cavarsela, riesce sempre in ogni situazione a farsi rispettare, riesce sempre a non perdersi d'animo e ad andare avanti, cercando di difendere se stessa e anche di difendere molto spesso altre persone. Quindi è veramente un personaggio che mi piace la sua forza, mi piace il suo senso di giustizia, mi piace anche un po' il fatto che sia un personaggio, diciamo, un po' strano, un po' particolare, tanto è vero che nei libri si ipotizza addirittura che possa avere qualche forma di autismo, perché è proprio un personaggio, diciamo, che sta un po' ai margini. Quindi veramente ha delle caratteristiche particolari che portano alcuni ad ipotizzare che abbia una sindrome di Asperger, che sono i cosiddetti autistici ad alto funzionamento. Però in realtà questa è un'ipotesi che viene fatta, ma non viene mai data la certezza di questo. Lei non si espone, non si fida e comunque sta abbastanza alla larga da certe situazioni e da certe persone. Però io credo che davvero la sfumatura più importante di questo personaggio sia che lei riesce a capire molto più di quello che si possa pensare alcune emozioni e sentimenti degli altri. E questo riuscirete a capirlo e ad arrivare a questa piccola sfumatura di Lisbeth se leggete i libri cercando di penetrare nel personaggio, cosa che il personaggio non vi lascia fare con facilità. Ma la sfida è proprio questa: cercare di cogliere e di entrare il più possibile all'interno della psicologia di questo personaggio. È
È veramente, come dire, un personaggio che io ho amato da subito, veramente apprezzato subito anche un po' la sua stranezza. Mi è sempre piaciuta molto come co-protagonista di questi libri. Quindi davvero questo, senza alcun dubbio, è il mio personaggio preferito. E quindi su questo non vi dico altro perché davvero se non avete letto i libri vi toglierei poi delle sorprese, diciamo così, quindi voglio evitare di fare uno spoiler. Però io vi consiglio di leggere questa trilogia perché è l'unico modo che avete per entrare davvero dentro al personaggio e riuscire a capire ogni sua sfumatura, ogni sua fragilità, ogni sua forza. Quindi questo è veramente l'unico modo, leggere i libri. E su questo direi che mi posso fermare perché vi ho detto tutto quello che sentivo di dirvi. Fatemi magari sapere anche voi qual è il vostro personaggio preferito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!